vedo la tua ombra, Dodda. Anche io la vedo. La mia testa, guarda che grande. Meno male. Meno male cosa? Per capire. Dove siamo? Andiamo a vedere. Nell'entroterra, a funghi fagiani. Andiamo a vedere. Che cos'è questa? Allora, questa è la diga dello Smolinos. E questa è l'interna della diga. Sì, allora, la diga è fuori. Andiamo a vedere. E noi siamo dentro. Ah, si trova praticamente nel nulla cosmico. Allora, la zona è quella di Antigua, più o meno là intorno. Lì c'è la porta aperta se volete aprire la diga. Questa qua è la diga, da questa parte è vuota. Dall'altra parte c'è acqua e abbiamo scoperto un passaggio che praticamente in un cunicolo attraversa da parte a parte la diga. Fantastico. Saliamo su di là. Ed è l'unico punto dell'isola dove c'è un po' d'acqua. Andiamo. Oltre all'oceano Atlantico che c'è tutto intorno. Vabbè. Non alzano il muro. Scherzavo. Aprono la porta. Ho sbagliato perché ci sono anche le dighe coi muri che si alzano. Mi sono girata a vedere come fosse questo. Aprono la porta. Aprono la puerta. Las puertas. Las puertas. Della loro casita. Perché sennò qualcuno poteva entrare e andava a pulire la diga. Perché decidono i gestori della diga quando aprire, quando chiudere. Andiamo a comprare un gelato. Andiamo. Allora, ne valsa la pena fare tutta questa strada nel niente? Ma sì, dai. Comunque è un luogo veramente suggestivo. Sì. Che non si vede tutti i giorni. Considerando che poi non c'è nessuno, né qualche altro turista, quindi tanto. Un'altra cosa volevo farla vedere.